Tutte, niente, tutte le volte. Ma perché? Allora, perché quando io faccio sistemo i tablet mi appare un'anteprima di come sarà il video. E non mi appare, poi dopo lo sistemo e nell'anteprima si vede che si inquadra la parte sotto della televisione. E invece no, quindi tutte le volte, porca vacca, mi tocca fare sta menata. Ah, aiuto, porca vacca, sarà la mia maledizione questa cosa. Una volta lo era la maledizione, lo era il pennello che mettevo dietro al tablet per farlo stare dritto come volevo io. Adesso è il momento, vieni il momento dell'anteprima del video, l'anteprima del video addirittura. Ok, raga. Eccolo qui, dovrebbe essere a posto adesso. Adesso è a posto. Ce l'ho fatta. E tutte le volte sarà una menata così, scusatemi. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono già benvenuti in questo nuovissimo video serale su Monster Hunter Rise Sunbreak. L'ultima volta, per chi non avesse visto lo scorso episodio, avevamo terminato la prima missione avanzata introdotta nella versione 12.0 del gioco. Non so proprio parlare. Del gioco, ossia avere la missione avanzata in cui dovevamo cacciare un malzero, punto. Se avete letto la descrizione del video, nei primi secondi del video, nel mentre che sistemavo tutta la postazione, eccetera, avrete notato che sto registrando questo video serale nello stesso giorno in cui ho registrato i quattro video serali precedenti che voi avete visto nelle scorse quattro serate, perché avevo detto che se il tablet si sarebbe ricaricato entro il pomeriggio dello stesso giorno, avrei registrato gli ultimi due video serali per ora sulla 12.0 oggi pomeriggio, e così è successo. Dunque ragazzi, siamo qua per terminare, insomma siamo qua per continuare il nostro completamento della 12.0 facendo la penultima missione avanzata che ci rimane da fare, ovvero questa trio tossico all'arena desolata. Sarà un inferno di battaglia, come avevo provato a intuire nello scorso video serale, visto che ci saranno ci sarà di tutto e di più, ossia tre mostroni grossi. E mentre che e poi dopo, domani sera completeremo l'altra missione avanzata che invece si svolgerà all'arena, informazione di repertorio. Nel mentre che stavo aspettando che il tablet si ricaricasse, nel frattempo sono andata a vedere il sito di Monster Hunter Rise Sunbreak, che avete presente che nello scorso episodio serale avevo detto può darsi che nel mentre che facciamo le missioni avanzate salta fuori qualche altra missione con qualche altro mostro risorto, che sono una novità di questa 12.0. E però andando a vedere il sito è sparito ogni mio dubbio sul fatto dei mostri nuovi, perché mi ha confermato la pagina del sito fondamentalmente quando ho letto che i mostri effettivi nuovi aggiunti in questa 12.0 sono tre, quindi l'Espina Sardente, il Mizuzune Viola nuovissimo e per concludere l'altrettanto nuovissimo Camelleos Risotto. È scontatissimo che con i prossimi aggiornamenti arriveranno anche Teoste e Shadow Risotti, ma per chi non si ricordasse cosa sono questi mostri risotti, sono dei mostri che sono guariti con le proprie sole forze dalla malattia dei Kugler, e di conseguenza sono diventati ultra potenti, un po' come lo erano gli Apex nella storia principale di Monster Hunter Rise, che alla fine i risorti corrispondono agli Apex sotto questo punto di vista. Entrambi sono una conseguenza del fenomeno che spacca i maroni, detto in dialetto, detta così proprio volgarmente, durante la moderna storia. Ai miei tempi la gente ricavava medicine dai veleni, curando così molte malattie. Ti imploro di cacciare i mostri velenosi, non riesco a leggere oggi. Leggevo sempre durante i caricamenti, non ce la faccio più. Ti imploro di cacciare i mostri velenosi presso la torre per far avanzare le mie ricerche farmacologiche, dice il dottor Tadori. Va bene. Sarà un macello perché va bene affrontare Espina Sardente da solo e anche da Raccoon Iridescente da solo, così come Razza Andorata da sola. Ma tutti assieme! Insomma, non sarà proprio una passeggiata. Intanto poi qui parte Espinas che dorme, come sempre.
Allora noi lo copriamo qua sulle ali, perché adesso ecco. Ah no, muove la testa se. Cioè lui quando lo, se lo colpisce nessuno, lui poi lui ecco dimena le parti che gli tocchi, ok. Buongiorno, ben svegliato. Non so che se tu volevi farti un pisolino, ma io vengo sempre a rompere nei momenti più opportuni. Magari entro questa caccia per tempo, pure persino a farsi giorno, se ci crediamo tanto. Già so che questo video supererà la mezz'ora, lo do per scontato, visto che ci sono tre mostri da far fuori, neanche due, tre. Va bene che quindi ci avranno un terzo della vita solita, ma... Insomma, già espirarsi e la Gabuga iridescente sono due mostri che ci hanno più vita del solito. Stessa cosa vale per la dorata, quindi... colpo di tosse tattico! Mi ha preso lo stesso. Nel caso che non abbiate visto il video seriale di qualche serata fa, il Lespin Assardente c'ha la pecca, oltre che fare questo attacco fighissimo che state per vedere quando è caricato, di avere un disparare delle fiammate sia velenose sia, mi verrebbe da dire, indeboletrici della difesa, perché ti friggono il mouse da veleno normale e la difesa abbassata. Ho capito perché impiegava tanto a caricare la, la carica, Espiras, perché la spallata, anzi, perché fa un botto male. Guarda, è da letteralmente qualche ora che non apro il gioco, eh. Madonna, se faccio schifo a me stessa. Va bene, ragazzi, me le foto un po' dei... dei malus, perché dopo un po' passano. Guardate, il veleno è già passato e adesso qui passo con farmi passare la, la bassa difesa. Ah no, pensavo che saltasse indietro e ve lo dimenticavo che lui non salta indietro. Oh, le ho prese entrambe, le ho prese entrambe. Non voglio svenire per sta caccia, vediamo se riesco a mantenere questa promessa. Porca puttana, ragazzi, lo spintone più doloroso che abbia mai potuto provare in Monster Hunter. Guys, perlomeno. Perlomeno il Guys, questo è più potente, spintore di sempre. Ma sapete che ora che ci penso non abbiamo visto l'armatura sia di Espina Sardette sia di Mituzione Viola. Dopo, alla fine di questo episodio recuperiamo, vedo di mantenere anche questa parola perché troppe volte, cioè praticamente sempre quando negli scorsi episodi dicevo, insomma in vari video dicevo ragazzi che l'episodio faccio questo, poi non l'ho fatto mai, non l'ho mai fatto. Me ne ricordavo quando poi vedevo la parte del video. Nel momento in cui vedevo il pezzo del video dicevo porca puttana, è vero che dicevo che lo facevo, poi non l'ho più fatto. Ah! O se mi prendeva ero morta. Ma ha preso lo stesso! È riuscito a prendermi lo stesso!
Forse questa specie di vasi potrebbe anche correre di lato, ma non voglio correre il rischio. Mamma mia, come l'ho schivata bene! Cioè la seconda incornata si schiva correndo di lato. Minchia, che se sto rischiando. Grazie corno, stavo aspettando questo infatti. Sì ragazzi, ora che... Ma almeno sto Espinas fa in tempo ad arrivare a Fandorata con il Viscente e via, al seguito. Ancora! Stai fermo, adesso ti spacco la testa, voglio vedere se... Sì, l'ho detto, lo faccio! Tra l'altro questa volta l'ho spaccata prima della prima caccia. Ma che begli occhi verde smeraldo che c'hai. Sì. Ma cosa vuoi fare? Che sei stanco morto? Madonna, che cosa ho fatto? No, ho capito bene cosa ho fatto in quel momento, ma va bene. Anche questi attacchi valgono, sono sempre attacchi in salto, quindi. Mi ricordo che così riesci a... più o meno... Vede il mostro cavalcabile, però non ce la faccio, io sono un genio nel non riuscire a realizzare quello che dico. Perché la prima volta che ti vedo fare una spallonata di fuoco alla rata. Pure la schiena rotta. Passa la randorata, l'ho nominata. Adesso sarà un macello. Perché c'erano entrambi che punteranno a me o a Francesco e a lì e sarà un macello. Oh, non manco la vista. Tra l'altro non manco la vista. Ok, adesso mi ha vista. Magari ogni tanto poi dopo i mostri si malmenano tra di loro, insomma. Però adesso ho cominciato la caccia con l'Espinas ardente e finisco la prima parte con l'Espinas. Non mi interessa se adesso la signora Rathian si accende o cose varie. Ecco che arriva. Ecco, magari mettere nel mezzo. Sì! Centrata in pieno, anche adesso, vai! Vai così. Magari metterla in mezzo volutamente la fiandorata, così si becca un po' di dannette anche lei. Bello che voglio prendere l'Espinas. Perché ho paura che colpendo la razza poi questa mi arriva addosso. Intanto mi arriva addosso comunque. Oh, si può di premote per l'Espinas.
Vabbè, è normale, siamo in una caccia a tre mosche, raga. Però vorrei che diventi cavalcabile prima che se ne vada, cazzo, voglio. Voglio malmenare un po' la razza anche con lui. Guarda che mazzata, che mattiato la bastarda. L'ho chiamata, vai, aspira, prima di andartene, contributino piccolino, giusto piccolino, per malmenare sta maledetta vivenna dorata. Spintone 900, 900. 100 anni per tirarlo, forse fate meglio che faccio un altro attacco, infatti. No, mi sa che non l'ho toccato, non l'ho toccata, però le mazzate se le è prese tantissimo. Pam! Ancora! Doppia, sì, doppia. Se bisogna tirare bene le mazzate, le tiriamo bene. Giusto, Espina, giusto, bravo. Cacciato, ed è il più grosso, cioè quindi è più grosso dell'altro che abbiamo cacciato. Ora io lo ricaverei ma volentieri i materiali dall'Espina Sardente, visto che è la seconda volta che ne abbatto uno. Approfitto di questo momento in cui sta guardando Francesco, la razza. Vai, veloce. Ancora? Macca puttana! Non è infuriata, quindi la cordata non la fa 2 volte. Perfetto, adesso possiamo incominciare la battaglia seria contro la Rafian. Ok, mi sono ricordata all'ultimo che per schivare sta cordata spazzata bisogna correre in avanti. Ok, in testa adesso, vai! No, non svenire, non svenire! No! No, cioè sono sopravvissuta 30.000 volte alle spallate, alle mazzate di Espinas, alla fine svengo come per la prima volta come una merda per colpa dell'avvelenamento grave che mi toglie gli ultimi punti vita e letteralmente 10 decimi prima che l'animazione per recuperare vita fatta, svengo. E sono queste le cose che mi fanno incazzare. Ringraziate che mi siate promesso di non urlare. Già parlo a volume alto. Infatti sto parlando ad alto volume adesso, non so. Sento, percepisco di star parlando ad alto volume. Vabbè, comunque a questo punto comunque il Nagakure iridescente arriverà quando la Rathian avrà raggiunto metà vita minimo. È vero che lei ruggisce 1.000 volte, però questa animazione che, in cui ti ruggisce in faccia 100 volte. E mi dimentico le basi! Bene, ora è infuriata sé, iperfuria, iperfuria. Madonna che schifo sto attacco finale, che schifo, fighissimo da vedere, ma veramente fa schifo, ma di per sé perché mi fa schifo la Rathian, è proprio antipatica, adesso c'ha un modo di fare da stronza. Per il resto è figa, però, cioè, mi sta sui coglioni, punto. Mio Dio, specie nelle vecchie generazioni, porca puttana ragazzi, quanta antipatica Rathian in GU. Cioè,
specie per il fatto che lì molti mostri, che c'è l'animazione della corsa, ha parlato all'improvvisone, che ti fanno una brevissima animazione che ti fa capire che sto partendo per la corsa, che ti corro addosso, ok? C'hai, cioè, neanche mezzo secondo per scansarti. No, lì partono, punto, si girano, si avvermi, partono, poi di punto in bianco partono. Mamma mia, se mi sta fastidio. E quello mi rende stare davanti ai mostri fobica, cioè non posso stare davanti ai mostri perché c'ho paura che così come mi sto davanti questi partono. Dal nulla partono con la corsa, dal nulla. Quando porterò il long play su Monster Hunter giù, perché porterò il long play, qui vedremo tutto, tutte le missioni, ci vedremo tutto, altrimenti non si chiamerebbe long play. Dura mille e mille episodi e masticazzi. Vi farò vedere cosa mi fa incazzare nei giochi vecchi, di vecchia generazione. E poi questo discorso del core all'improvviso vale anche per i pugni del Gajang. Qui quando parte con i pugni si capisce sempre, c'hai neanche mezzo secondo, ripeto, per scassarti, ma si capisce. Nelle vecchie gen no, veramente, fa una rabbia. La cosa che ti fa incazzare di più non è il fatto che i mostri ci abbiano degli attacchi che ti one shot, è il fatto che molte volte sparano un attacco che non puoi assolutamente prevedere che lo stiano per fare. Lo devi prevedere al fatto che si sono girati verso di te. È arrivato in Nagakure ridiscente. Infatti Nagakure ridiscente non ho mai indagato a quella generazione di Monster Hunter appartenga. Ed era passo saltando da terra. Oh mamma mia come l'ho bloccata. È apparso da lì saltando da giù, non è arrivato volando. Perché solo nelle nuove generazioni Nagakuga non arriva volando, nelle vecchie generazioni invece vola. Cioè quando va via, perlomeno quando va via. Allora, stesso discorso che ho fatto per Espinas. Perfetto. Stavo dicendo, riusciamo a rendere la razza dorata cavalcabile per malmenare lì discente prima che muoia? Sì, e quasi quasi io malmenerei pure l'iridiscente, cioè userei pure io, malmenerei pure la razza pure con l'iridiscente, però voglio tirare l'ammazzata finale, quindi che fare? Gli tiro l'attacco finale, punto. Mamma mia, porca puttana quanto forte! Pure le fiammatine, cioè pure i colpetti al seguito. Beyblade da parte di Nagakuga ridiscente! Ecco. Grazie Anna Dorata, sta per andare all'altro mondo e ci fa bene, ci fa piacere così. Meglio che finire sotto il gioco dei Curio, sempre meglio. Vabbè, hanno ruggito entrambi nello stesso momento per dire, oh, che cazzo! Mi colpisci così? Per la mia stagione di animazione di mi colpisci così? Ah, intanto Halo fa quelle punte che preoccupano, sai? Infatti fa la pioggia, ecco qua. A modo di, no, veramente, questa cosa mi ricorda la meccanica dell'arciere. Tu con l'arciere puoi tirare in aria una vagonata di proiettili e poi tutti assieme scendono a mo' di cascata, di pioggia. Mi ricorda questa cosa, secondo me è ispirato. Grazie, ne è andata. Pioggerellina. Uno. Ok, qui il peggio è che mi lancia, ecco, quando sono aperti a culei, lancia anche delle spine in più. Cosa, aspetta un secondo, fammi un favore. Caga qualcun altro, non guardare, ma non guardare, mi voglio ricavare i materiali. La mia mania di, oh, grazie. Non mi ha preso per miracolo.
Ma chi sta guardando, Francesco Elia? Ecco, dicevo, perché ha puntato verso di me 100 volte e non mi ha mai colpito. Infatti. Ah, lui dava avvelenamento normale, non avvelenamento grave, ok. Raga, sarà meglio che mi curi che di morire una seconda volta. In modo stupido non ne ho voglia, eh. Stai giù, beh, altrimenti finisco come la prima volta in cui l'abbiamo affrontato, che... Una volta sono svenuta perché mentre stavo schivando lui ha fatto la seconda codata che ho schivato, però sono partiti gli aculei e un aculeo mi ha colpito mentre attaccavo. Bella vita. Comunque devo indagare sul Nagatubi di discendo, non sono andata a vedere a quale gioco appartenga, insomma a quale generazione di Monster Hunter appartenga, sarà l'1, al 2, al 3, dubito all'1, al 2 perché nel 2 hanno introdotto i Nagatubi, quindi c'è più allora usibile un 3 o un 4. O magari è una variante nuovissima come il Mizuzune Viola, di cui non si sapeva nulla fino a da quando abbiamo fatto la missione noi, quindi... Vabbè, devo indagare sulla generazione di Nagakure di discete. Magari è la quinta, quindi questa. Comunque, devo indagare. Sì, ricordiamoci che Monster Hunter Rise rientra anche assieme a World nella quinta generazione di Monster Hunter. Io pensavo fosse la sesta. E invece la quinta. Immagino che a partire dal prossimo titolo di Monster Hunter si entrerà nella sesta generazione. Penso. Ma... A questo punto non dico più niente io sulle generazioni di Monster Hunter, perché fino a quando non ne ho la certezza non dico più niente. Guarda che brutta tosse. Ah, siamo all'angolo, non mi piace rimanere all'angolo, non è bello rimanere all'angolo. Mamma mia! Come la coda mi è passata sopra i capelli! Miau! Che miau! Sto da brividi! Non capisco quando lì prende quel dice queste cose, quando l'ha colpito, mi sa di sì. Le prende lo stesso, anche se è invisibile, perché anche se non vede gli occhi, sa che è lì. Oh! Ho colpito... Eccolo che arriva, signori, sta arrivando l'ammazzata. Pum! Mamma mia, quanto cazzuto. Quanto bella sta mossa, bellissima. Acrobata, neanche una... Cazzutissimo proprio il modo in cui si lancia verso i tetti, sbatte la coda addosso. Con quel mega tonfo. Poi non è che di per sé sia una cosa assurda. È più assurdo l'attacco finale del Camaleos risorto, per dire. Ma proprio il fatto che sia la cazzutaggine con cui lo fa che lo rende una figata. Sono al verde, letteralmente. Ah, speravo che stando lì sotto. Che male! Ho finito i pronti soccorsi. E anche bene, se li ho finiti tutti. Se ritorno al... Accampamento non ce ne sono più delle scorte. Comunque potevano risparmiarsi per questa caccia le frasi di Aulo, sinceramente. Cioè, va bene per la prima volta che incontri il mostro, per la prima caccia in cui si incontri il mostro, per le altre cacce puoi anche evitartele. Comunque vabbè. Sarà il mostro che durerà di più, ragazzi. Di tutti e tre sarà quello che durerà di più. Farà in tempo anche ad essere stanco lui, secondo me. È
la fierezza, comunque quello che volevo dire prima, è la fierezza con cui aveva fatto la parte finale prima che l'aveva reso così figo. La volontà che ci ha messo. Vabbè dai, comunque in generale questa caccia non è neanche così terrificante come pensavo. Pensavo sarebbe stata peggio della caccia con i Rattan Dorata o sargentata la Rattan Dorata. Invece paradossalmente sto trovando più accettabile questa caccia contro questo trio ipervelenoso. Cioè la sto trovando più fattibile di quella missione evento lì, che è una cosa strana. Probabilmente sarà per il fatto che là era un duo di mostri che entrambi sparavano pallonate di fuoco come se non ci fosse un domani. Qui invece la pecca è vera, però tutti e tre i mostri erano pressoché, sono pressoché molto diversi tra loro, quindi è appetibile. Eccolo che va indietro e poi arriva in avanti la capriola. Tra l'altro con questo tablet, con questo tablet che funge da nuova telecamera, dovreste aver visto bene anche gli occhi. No, no, non svenire, non svenire, bevi, bevi. Bravo personaggio, bevi. Porca puttana ragazzi, mi sono salvata. Cazzo, arriva Beyblade. Mi sono salvata ragazzi, non sono svenuta come una deficiente. Bene, adesso è il momento di colpire un po' la testa qua perché devo recuperare vita. Poi dovrei anche mozzare la coda, sarebbe preferibile così tira meno aculei. Però fa lo stesso, riusciamo a cavarcela. Stavo per finire malissimo. L'ho vista qua, l'ho vista. Bello che è rimasto lì. Chiuse le spine. E le ho anzi spezzate. Immaginiamo che si rigenerino. Immagino che si rigenerino. Perché gliele ho proprio frantumate. Telecamera si allarga. Le spine maledette si riaprono. Ed appassi si voti per volte. Porca vacca Francesco. L'ammazzata potente che gli hai diato non se la scorderà neanche quando è morto. Quando sarà morto. Ecco, avevo detto io che sarebbe stato l'unico che avrebbe fatto il tempo ad essere stanco. Siamo a 33 minuti. Io sono una veggente. Non è vero, semplicemente che ho fatto talmente tante cacce in Monster Hunter che avevo poi detto già. Immaginavo che sarebbe il video arrivato almeno oltre i 30 minuti. Siamo quasi a 30 minuti nella caccia adesso. Non ho neanche rubato tanti minuti, tra virgolette, la caccia con l'introduzione, per appunto. Ed eccoci qua. Finita! Ripeto, pensavo peggio. Temevo, ripeto, che sarebbe stata una missione più terrificante della missione ancora frammento lunare, sì! Ho detto prima di Naga cura che discende, ancora una volta l'ho beccato, seconda volta che lo batto un video e la seconda volta che becco il frammento lunare, perché l'ho cacciato qualche volta off camera, ma non l'avevo ritrovato una seconda volta il frammento, stavolta la seconda volta che lo batto on camera e becco il frammento di nuovo, sì. Insomma, pensavo sarebbe stato peggio del duo dorato argentato che abbiamo visto nella missione evento di circa 3 settimane fa, invece è paradossalmente risultata più appetibile nonostante i mostri fossero tremendamente più pericolosi. Penso per il fatto che tutti e tre avevano in cuore solo il fatto che avvelenassero, perché poi alla fine tutti e tre avevano dei metodi di combattere, delle tattiche combattive, un modo di combattere estremamente diverso l'uno dall'altro, mentre invece Raphalos e Raphael Dorata laggiù avevano
praticamente lo stesso modo di combattere all'incirca. Mantello di Rathian, attenzione, l'oggetto più raro che può dare la Rathian normale in grado maestro e che la dorata ci ha regalato. Non ho ancora trovato però in compenso l'oggetto più raro della Rathian dorata. Dubito che non esista. Comunque adesso vado ad indagare un attimo sull'origine di Nargacuga iridescente, perché non so da quale generazione provenga. Nargacuga iridescente. Mostre Hunter 3, ok. Per la precisione ha posto per la prima volta i Mostre Hunter 3 Ultimate, che presumo essere la versione di Mostre Hunter 3, anzi Mostre Hunter 3, che includa il grado G, perché di solito, ma quanto ho imparato dall'esperienza, che il titolo di Mostre Hunter prima esce, che arriva fino all'8 grado, poi arriva un tipo un DLC barra versione nuova che poi introduce il grado ultimo, cioè il grado maestro. Le vecchie generazioni grado G, non ho ancora capito perché G, però va bene, che include le ultime aggiunte. Gli stili che pagamento posso, sì è vero, non avevo ancora visto il menu della forgia dopo che la Fabra ci aveva, che non mi ricordo più come si chiama, mi spiace poverina, ci aveva detto che ora può pure creare stile armatura per le armi. Gli stili di equipaggiamento possono essere creati alla forgia a questo scopo se necessari dei buoni speciali. Sì. Allora, voglio vedere l'armatura, ho detto, no? E allora vediamo l'armatura. Allora, abbiamo l'armatura dell'Espina Sardetta che vediamo subito completa con tanto di abilità. Allora, carina. Sembra uscita. Sembra. Non mi ricordo che cosa mi ricordo di questa cosa. Comunque, vediamo l'abilità. Bonus attacco a livello 6. L'hanno affilato a trio di riserva. Maestro di carica. Aspetta, voglio dire infabilità. Fai così. Allora, aumenta il potere d'attacco. D'attacco, ovviamente. Bonus d'attacco. Poi l'hanno affilata. Si attiva il 50% delle volte. La lama non perde acutezza. Tiro di riserva, scusa, non trio. Previene il consumo di munizioni, rivestimento di arche e balestre, roba che non mi interessa perché uso il falcione. Quando poi maestro di carica. Quando un attacco caricato colpisce un mostro e aumenta il danno elementale o stato alterato dell'attacco caricato. Altra roba che non mi interessa perché io non faccio attacchi caricati. Non posso. Poi maratoneta, rallenta il consumo di resistenza per azioni che la assorbono in modo continuato. Meno 50%, poi cuore intrepido dopo aver mandato segno un certo numero di attacchi, nega le reazioni ai danni e riduce i danni subiti da un unico attacco respingente, riduce ulteriormente i danni all'attivazione e genera un'esplosione. Questo cuore intrepido credo che sia l'abilità esclusiva dell'Espinas Ardente, perché per l'appunto Espinas, il Wyvern della natura indomita e potente e soprattutto ipercoraggiosa, determinatissima, credo che questo, per l'appunto intrepida, credo che quindi questo cuore intrepido, con pure il fatto che ha detto che c'è questa chicca dell'esplosione, sia l'esclusiva dell'armatura. Poi ventata, aumenta gradualmente la potenza d'attacco e di danno elementale, continua a sferrare attacchi, varia a seconda dell'arma. Attacco temporaneo più 5, attacco elementare più 5, colpisci con successo 5 volte per bonus di, statistiche statistiche, non so leggere, elevati. Belle abilità, anche se non la metterò perché la mia abilità continua a rimanere, la mia abilità preferita continua a rimanere, quella delle Valzeni. In ogni caso vedo 122 di difesa, mica male come partenza per... l'armatura equivale a quella del Gathos argentato. Poi Nargacuga iridescente partiva con una cosa più bassa, perché qui si è sfocato tutto. Metti a fuoco, porca vacca, devo mettere a fuoco io. Oh, devo toccare lo schermo per fare in modo che mettesse a fuoco. Ce l'ho fatta. Vabbè, comunque non la farò, però belle abilità. Poi abbiamo l'armatura Onmyo, che presuppongo essere l'armatura ad occhio a prima vista del Mitsuzune viola, vediamo.
Sì, mamma mia che bello, è lilla su di me. Mi sta benissimo. Vediamo un po' le abilità. Flusso di adrenalina. Attacco fisico temporaneo più 15. Potenza temporaneamente all'attacco schivando con tempismo perfetto quando un mostro attacca. Poi schivata estesa. Incrementa notevolmente la distanza di schivata. Guardia alata. Se il mostro ti prende di mira, ha più probabilità di infuriarsi. Ma la tua difesa vi è aumentata. Difesa più 40. Porca puttana. Punto debole. Incrementa la finalità dell'attacco che sfrutta il punto debole di un mostro. Super resistenza. C'è il recupero di resistenza. Istigatore. Incrementa attacco e finalità quando i mostri sono infuriati. Punta sulla furia il Mizzuzune viola. Poi, antisussulto, previene la respinta e altre azioni causate da danni lievi, che non metta fuoco. Guardia offensiva, incrementa brevemente la potenza d'attacco dopo una guardia esibita con tempio. Perfetto, va bene. Quindi Mizzuzune punta sulla difesa. 120, c'è cioè una difesa leggermente più bassa. Comunque, poi abbiamo Mizuha risorto. Che ovviamente l'armatura di Cameleos risorto. Vediamolo un po'. Cambia anche colori leggermente più scuri perché il Cameleos è risorto ai colori più scuri. Comunque, di colore normale. Da forma perfetta, incrementa l'attacco con la salute al massimo. Schivata, prolunga il periodo di vulnerabilità della schivata. Benedizione del bonus accumulo. Aumenta l'attacco per attacchi che fanno accumulare veleno, paralisi, sonno, scoppio, fatica. Poi incantatore di stato fine, incursione. Aumenta l'attacco e finalità quando attacchi un mostro grande affetto dal veleno. E poi benedizione Cameleos. Ottieni il potere del drago Cameleos. Che allora aumenta gli effetti degli spiri uccelli. Annulla anche la pressione di tutti i tipi di vento. Prolunga anche la durata degli effetti del veleno sui mostri. Per finire, annulla tutti i tipi di pressione del vento. Insomma, tipo quasi un pacchetto completo il nostro caro Cameleos. Beh, in ogni caso, signori, direi che il video su Monster Hunter Rise Sunbreak di oggi possa concludersi qui, perché con quest'ultimo pezzo in cui abbiamo visto le varie nuove armature ci siamo dilungati fino a 42 minuti. Nella prossima puntata di domani sera, che presuppongo sarà essere per il momento l'ultimo video sulla 12.0, l'ultimo video sarà sulla 12.0, provvederemo a fare l'ultima missione avanzata che ci resta da fare, ovvero la missione all'arena che si chiama Dacci un taglio. Nome azzeccatissimo. Intanto però se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Vi ricordo che alle 9 e alle 3 continuano ad uscire i video sulla serie principale che sta andando in questo momento. E noi ci vediamo alla prossima!